Notte di Santo Stefano di paura. Dopo l'eruzione dell'Etna della vigilia di Natale, un terremoto avvertito in tutta la Sicilia orientale, da Taormina a Ragusa. Numerosi crolli, 30 feriti e oltre 600 persone sfollate. Le scosse proseguono, nelle ultime ore con minore intensità. Un giovane di 22 anni è stato ucciso ieri sera a Scoglitti in una casa a Costa Fenicia. A sparargli un pregiudicato vittoriese di 28 anni. Non aveva gradito che avesse avanzato obiezioni sulla sua relazione con una donna rumena, sorella della moglie della vittima, un'altra persona ferita. Il 17 gennaio il CIPE potrebbe dare il via libera al progetto per la Ragusa-Catania, ma molti punti ancora da chiarire. Innanzitutto il costo salato del pedaggio, un'anomalia, visto che metà dei soldi da investire sono pubblici. Un affare per il privato, Vito Bonsignore, una vita tra appalti e politica. Domani andrà in consiglio comunale il piano per la SPM, la società per Modica, da tempo in agonia. Il documento fa scoprire le bugie del sindaco Abate. Furiosi lavoratori, il sindaco fa l'opposto di quanto aveva sempre assicurato. È la conferma del suo gioco prediletto, quello delle tre carte. Lavoro sempre più precario, dati sull'occupazione per nulla incoraggianti. È stato un annus horribilis in provincia di Ragusa, quello che volge al termine per i sindacati dei lavoratori CGL, CISL e UIL. E anche il quadro complessivo delle infrastrutture non è per nulla incoraggiante. Mario, sono i calari di casa. Quello della notte di Santo Stefano è considerato dagli esperti uno dei più energetici mai registrati sull'Etna. Ore di paura nei paesi intorno al vulcano attivo più alto d'Europa, peraltro in eruzione dalla vigilia di Natale. La nostra casa! La nostra casa, mamma! Cosa? La nostra casa! No! Dove andiamo ora? Possiamo aprire la porta! Usciamo dalla casa. La casa è tutta rotta! Il bilancio è grave, numerosi crolli, oltre 600 le persone sfollate che hanno dovuto trovare una sistemazione in albergo o a casa di amici e parenti. Più di 30 i feriti, nessuno per fortuna in modo grave. Ma da quel momento, erano le 3:19 del 26 dicembre, la paura si è impossessata di una vasta comunità, di centinaia di migliaia di abitanti, alle pendici dell'Etna e in tutto il Catanese. La scossa è stata fortemente avvertita da Taormina a Ragusa, in pratica quasi tutta la Sicilia orientale. Lentamente la tranquillità sta tornando. Le tante scosse della scorsa notte sono state tutte di lieve entità. Maggiormente colpita la piccola frazione di Fleri, in una delle zone ad altissimo rischio sismico alle falde dell'Etna. Il vulcano ha scaricato la sua energia con oltre 100 scosse. L'ultima, ieri notte, ha fatto ripiombare la provincia di Catania in quel lontano 1984, quando Fleri fu praticamente rasa al suolo, poi ricostruita. Il sisma anche questa volta non ha lasciato scampo. La via Giuseppe Mangano, epicentro del terremoto, è tagliata in due dalle pareti di una delle sue case storiche, costruite pietra su pietra, con intoste di 50 kg che sono finite anche a 3 metri di distanza, come la facciata di un'altra villetta, con le pareti in blocchi di tufo e la facciata letteralmente ribaltata. Un anziano è stato estratto dal letto sommerso di blocchi edili. Sembra bombardata via Mangano. Poco più sopra, gli uomini della Protezione Civile hanno lavorato diverse ore per bloccare le fughe di gas. Le tubazioni sono state spazzate dal sisma, come anche i marciapiedi, con le basole di pietra lavica sollevate di diversi centimetri. Continua intanto l'eruzione sull'Etna con la presenza di attività stromboliana dai crateri sommitali e l'emissione di cenere lavica. Non si può però al momento escludere una possibile nuova alimentazione. Sulla base della distribuzione della sismicità attuale, secondo gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, potrebbe interessare un settore diverso dall'attuale teatro eruttivo, con l'apertura di nuove fratture eruttive a quote più basse di 2.400
500 metri, in coincidenza della parete occidentale ed in quella meridionale della Valle del Bove. E per gli esperti non ci sono relazioni tra l'Etna e lo Stromboli, perché appartengono a due contesti geodinamici diversi e hanno sistemi di alimentazioni separate. Siccome sono due vulcani molto attivi, è alta la probabilità di una fase eruttiva nello stesso tempo, ma è puramente casuale. E inoltre in questo momento non è in eruzione, ma è soltanto cambiato il livello di allerta. Costa Fenice, località sul mare della frazione di Scoglitti, teatro ieri sera dell'omicidio di un giovane di 22 anni e del ferimento della persona che si trovava con lui. Colpi di pistola sui due, colpevoli di aver avuto da ridire sul suo rapporto con la fidanzata rumena. Un morto e un ferito grave sono il bilancio dell'esplosione criminale di un vittoriese di 28 anni, Vincenzo Vindigni, pregiudicato, il quale subito dopo aver aperto il fuoco ed aver steso le due vittime è fuggito. Ma successivamente si è costituito dinanzi ai carabinieri, ammettendo di aver sparato. È accaduto ieri sera, alle 20:30, in un'abitazione di Scoglitti, in località Costa Fenice. Secondo il racconto del presunto omicida, due persone, un rumeno e un italiano, si sono presentate a casa sua per parlare del suo rapporto con la fidanzata rumena. Quando i due, o almeno uno di essi, il rumeno, marito della sorella della fidanzata di Vindigni, hanno avuto da ridire sul rapporto del giovane vittoriese con la donna, la discussione è degenerata, fino al punto che Vindigni avrebbe estratto una pistola, illegalmente detenuta, facendo fuoco sui due, caduti a terra in una pozza di sangue. Quindi è fuggito, mentre i due sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Qui, poco dopo, il rumeno, Julian Anachia, è morto. Autostrada Ragusa-Catania. Il 17 gennaio la svolta con l'approvazione da parte del CIPE. Quando Barbara Lezzi, ministro per il Sud, ha dato l'annuncio, tutti soddisfatti i sindaci. Ma problemi da risolvere ancora ce ne sono. E non di poco conto. Innanzitutto i soldi pubblici per abbassare il costo del pedaggio, salatissimo per gli automobilisti. Ancora non c'è accordo, nero su bianco. E non si tratta di dettagli, ma di un affare colossale. Un'autostrada del valore di oltre 800 milioni di euro da far costruire ai privati, ma con metà delle spese coperte da fondi pubblici, e i privati poi incasseranno il pedaggio per decenni. Nella versione iniziale dell'accordo si parlava di quasi 20 euro solo andata, 40 euro andata e ritorno da Ragusa a Catania. Improponibile. La regione quindi si è impegnata a calmierare i prezzi, portando in dote ai privati 4 milioni di euro all'anno per il pedaggio. Così al momento, per andare da Catania a Ragusa, si parla di un costo pari a 10 euro e altrettanti al ritorno, con possibili riduzioni nelle fasce orarie di punta per i lavoratori. Una cifra molto alta se confrontata, ad esempio, con le tariffe della Catania-Messina, 3,20 euro per 77 chilometri. In un range che va da 7 a 12 centesimi al chilometro, l'assessore regionale Falcone punta al minimo, con un costo finale a tratta di 5 euro. L'autostrada Catania-Ragusa sarà lunga 68 chilometri e seguirà il percorso di due statali, trasformandole a doppia corsia. 39 chilometri saranno lungo la 514, dall'area di Ragusa all'attuale innesto con la statale 194. Da qui altri 29 chilometri fino all'abitato di Carlentini, dove si collegherà con l'autostrada A18. A sud, invece, il collegamento sarà con la statale 115. In totale, lunghi 68 chilometri, verranno realizzati 10 svincoli e 11 viadotti. L'opera sarà divisa in 8 lotti funzionali. La regione ha garantito 367 milioni di euro, resterebbero a carico dei privati 448 milioni. Ma la situazione è anomala. Perché il privato potrà incassare per intero il pedaggio se ci mette solo la metà? Costi per l'utenza esagerati e grande affare privato. Questo sarà anche la Ragusa-Catania, la strada tanto agognata che alla fine, quando dopo oltre 30 anni d'attesa, sarà realizzata. Farà innanzitutto gli interessi del privato che ne incasserà il generoso pedaggio. E chi è questo privato? Un siciliano ben noto alla politica, all'economia e alle cronache giudiziarie. La società che costruirà la Catania-Ragusa si chiama SARC, ma il nome di persona che vi sta dentro è quello di Vito Bonsignore. Una vita spesa tra gli interessi nelle grandi opere e la politica. A partire dai tempi della Democrazia Cristiana, Andreottiano, ex sottosegretario nel primo governo Amato, nato a Bronte, è cugino dell'ex senatore Pino Firrarello, suocero a sua volta di Giuseppe Castiglione,
l'ex sottosegretario all'agricoltura, imputato nel processo del CARA di Mineo. Bonsignore è stato eurodeputato UDC e PDL, partito di cui è stato anche tra i fondatori. Infine, con NCD, nonché socio di Banca Carige, condannato a 2 anni di carcere per concorso in tentata corruzione all'inizio degli anni 90, per la costruzione dell'ospedale di Asti, ancora imputato, poi assolto nella scalata Unipol. Bonsignore è stato recentemente indagato e archiviato poco dopo anche nella vicenda grandi appalti della Procura di Firenze. La SARC, società autostrada Ragusa-Catania, con sede a Torino, è partecipata da Silec S.p.A., che detiene il 62% delle quote. MEC, Management Engineering Consulting S.p.A. col 15%, Serenissima Holding col 14%, Ausico Società Consortile col 6%, Donati S.p.A. col 2% e Eda Technis col 1%. Il rappresentante dell'impresa e presidente del CDA è Francesco Bonsignore, 82 anni, fratello di Vito. La Catania Ragusa è per Vito Bonsignore l'ultimo tassello rimasto di un disegno più grande. A inizio anni 2000, l'imprenditore progetta infatti di ottenere dal ministro delle infrastrutture le concessioni per 3 nuove autostrade, la Orte Mestre, la San Vittorio Campobasso e appunto la Catania Ragusa. La prima finisce al centro della mega indagine della Procura di Firenze sulle grandi opere. Bonsignore rinuncia alla progettazione che invece ANAS, circa un anno fa, annuncia di voler rilanciare. La Termoli Campobasso avrebbe dovuto collegare il Mar Tirreno all'Adriatico. Bonsignore, tramite la Silec, si aggiudica la progettazione preliminare, ma dell'autostrada dei due mari vengono realizzati nel 2008 solo 9 km, per una spesa di 78 milioni di euro. Poi più niente, finché il governo la toglie dalla lista delle opere strategiche da finanziare, decretandone la fine. E ora a Bonsignore rimane solo la Ragusa-Catania, appunto. Ragusa protagonista nel dibattito sulle nuove norme in materia di interventi nei centri storici. E ciò non solo perché, 37 anni fa, fu proprio il centro storico di Ibla, con la famosa legge Chessari, ad ottenere una normativa speciale che lo ha fatto rinascere, ma perché portano il nome del deputato Di Pasquale del PD, lo stesso partito paradossalmente dell'allora parlamentare comunista Lars, le nuove norme che, modificando la legge 13 del 2015, facilitano gli interventi edilizi nei centri storici. Ne sono entusiasti i costruttori edili dell'Ance, le imprese della CNA ed anche i commercianti di Ragusa aderenti a Confcommercio. Ne è entusiasta anche il PD, che fa quadrato attorno a Di Pasquale attraverso un intenso applauso rivoltogli da Calabrese che, quando il primo fu sindaco di Forza Italia, ne contestò duramente ogni scelta politica. Erano gli anni della speculazione edilizia selvaggia che vide il comune offrire un lucroso affare ad alcuni costruttori edili con la cementificazione di centinaia di ettari di terreno agricolo, senza che la città avesse alcun bisogno di nuove abitazioni. La mancata adozione del piano sui centri storici fece il resto, svuotando la città e facendone un'unica grande periferia. Oggi Di Pasquale con queste norme torna sui suoi passi. Basta costruire in campagna, facilitiamo gli interventi nei centri storici e tutti i costruttori nuovamente ad applaudire, questa volta insieme al PD di Calabrese. Grida allo scandalo l'opposizione del Movimento 5 Stelle e Legambiente ricorre al Consiglio dei Ministri. La norma di Pasquale, a loro avviso, consente ai privati di presentare piani particolareggiati per immobili nei centri storici, ai quali i comuni si devono adeguare, bypassando i vincoli che tutelano il patrimonio storico, artistico e culturale. Per Legambiente, norme in netto contrasto con il Codice dei Beni Culturali, il quale chiarisce ogni ragionevole dubbio che i centri storici, intesi come unico organismo edilizio e non come sommatoria di edifici di diverso valore, sono beni paesaggistici in quanto aree di notevole interesse pubblico. Ma c'è di più: sempre secondo la legge quadro sui beni culturali, i centri storici non possono essere oggetto di interventi che rechino pregiudizio al valore tutelato, e per questa ragione ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione a cui compete la verifica sulla compatibilità, la sovrintendenza. Le nuove norme farebbero decadere di fatto il controllo preventivo sulla compatibilità
responsabilità della sovrintendenza, che si deve esprimere all'interno di una conferenza di servizi nell'ambito della quale il proprio parere è obbligatorio ma non più vincolante. Addirittura, denunciano ancora gli ambientalisti, al comma 9 si prevede che queste modifiche prevalgano pure sui piani già vigenti nei centri storici, quindi si potrà intervenire in modo difforme rispetto a quanto precedentemente pianificato dal comune e autorizzato dalla sovrintendenza. Festività di Natale e Capodanno vogliono dire anche più spostamenti di massa e flussi intensi, aggregazioni, affollamenti in luoghi determinati e più rischi per la sicurezza. Vigilanza più alta quindi delle forze dell'ordine e specifiche misure di prevenzione. Come tutti gli anni, in questo particolare periodo dell'anno, che coincide con le principali festività, verranno aumentati i servizi esterni di prevenzione. I settori, gli ambiti in cui verranno intensificati questi servizi saranno quelli legati alla viabilità, ai posti di maggior ritrovo in occasione magari di celebrazioni religiose, nonché di altre occasioni come i mercatini di Natale e presepi viventi. Particolare attenzione sarà poi rivolta al controllo prima della notte di Capodanno di tutti gli esercizi commerciali che pongono in vendita artifici pirotecnici, ovvero giochi pirici che possono costituire un pericolo se non rientranti nella legalità. E per finire verranno intensificati anche quei controlli preventivi al fine di tutelare la proprietà privata e quindi le abitazioni dei privati cittadini che si trovano in quelle zone che in determinati periodi dell'anno vengono lasciate un po' più incustodite, quindi mi riferisco alla zona costiera, alle zone balneari che nei periodi invernali vengono frequentate di meno. È tristemente noto il consueto, stupido rituale di morti e feriti ad ogni notte di San Silvestro per lo sparo di petardi e giochi d'artificio. Una pratica pericolosa e inutile in quanto ad ogni persona intelligente e di buon senso è sempre possibile festeggiare adeguatamente il nuovo anno senza rischio per sé e per gli altri. Ora da Codacons arriva un appello ai sindaci che hanno il potere di vietare i botti. Sono già diverse le città che hanno compiuto questa scelta. In Sicilia pochissime. In provincia di Ragusa finora nessuna. Per Codacons non si tratta solo di una primitiva e pericolosa usanza, che ogni anno provoca centinaia di feriti anche gravi, ma anche di una pseudomoda che al di là degli incidenti costituisce comunque un problema serio per la salute, in particolare per bambini, anziani ed animali. Il presidente di Codacons, Tanasi, chiarisce che sono pericolosi tutti i botti, non solo quelli illegali, ma anche quelli legali usati correttamente. Al di là degli incidenti provocati da un uso improprio dei fuochi d'artificio, infatti, anche quelli perfettamente esplosi, senza inconvenienti, provocano un pericoloso aumento delle polveri sottili. La conseguenza è che il primo dell'anno nelle città si supera il limite di legge di 50 microgrammi al metro cubo fissato, con un valore a seconda delle città da doppio a triplo rispetto alla media del periodo. Per ogni aumento di 10 microgrammi di polveri sottili concentrate nell'aria, cresce del 3% il rischio di problemi respiratori tipici dei bambini. Ciò significa che se si arriva a 100 microgrammi, il rischio aumenta del 20%. A correre maggiori rischi per la salute sono bambini, anziani, asmatici, chi soffre di patologie respiratorie e tutti quelli che hanno patologie correlabili all'inquinamento. Inoltre è accertato che i botti fatti scoppiare in prossimità di un cane o di un altro animale domestico producono danni irreversibili che vanno dalla morte allo spavento, dalla follia ai danni all'udito. Una ragione in più perché siano vietati.
Un anno fa un controllo di routine sulla Ragusa-Catania. Il conducente di un complesso veicolare con trattore e rimorchio aveva con sé, oltre alla propria carta d'identità, anche quella di un altro autista. Messo alle strette, ha ammesso che era solito, su indicazione del datore di lavoro, falsare i dati sul cronotachigrafo per fare risultare il cambio di guida, mentre a guidare era sempre lui. Da qui un'indagine più ampia sfociata nella denuncia di 11 persone, di cui 4 titolari d'azienda e 6 autisti. La polizia stradale ha perquisito 2 società di autotrasporto di Ragusa e sequestrato 4 trattori stradali. Gli 11 indagati devono rispondere di rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro in concorso per avere gli autisti delle 2 società utilizzato doppie schede, la propria e quella di altri colleghi che ne hanno falsamente dichiarato lo smarrimento, al fine di eludere la normativa sull'orario di lavoro con evidenti rischi per la salute degli stessi autisti, per la circolazione stradale e facendo concorrenza sleale alle ditte regolari e agli imprenditori onesti. Eseguite anche perquisizioni informatiche sui computer con sequestro di dati utili alle indagini, relativi ai viaggi effettuati da 4 tir e dai 7 autisti coinvolti. Nei locali delle ditte, al momento della perquisizione, era presente solo uno dei tir ricercati. Gli altri erano in circolazione, mentre uno era a Caltanissetta, sequestrato in seguito ad un incidente stradale. Tutti i dati informatici sono stati sequestrati e sottoposti ad incidente probatorio. I 4 imprenditori sono tutti del Ragusano. I 7 autisti, 2 di Vittoria, 3 di Ragusa, 1 di Comiso ed 1 del Nisseno. Sulle bugie del sindaco di Modica Ignazio Abate si potrebbe scrivere un annuario enciclopedico. Un piccolo capitolo, solo uno dei tantissimi, viene dalla testimonianza dei lavoratori della SPM, la società dei servizi per Modica, interamente partecipata dal comune. Domani il consiglio comunale dovrà esaminare il piano di revisione aziendale e questo dà la possibilità ai lavoratori e alle organizzazioni che le rappresentano, soprattutto Cub Trasporti e CGL, di dire la verità prima o poi viene a galla. Abate dà continuamente prova di credere nel contrario, o semplicemente si accontenta del tempo breve in cui la consueta bugia di servizio gli può far acquisire tempo. Ma ad un certo punto il gioco finisce, come in occasione del piano sottoposto al Consiglio, che svela come l'amministrazione comunale procede in direzione opposta rispetto a quella sempre assicurata dal primo cittadino. Per i lavoratori le prove sono lampanti. Per anni Abate ha detto che avrebbe rilasciato l'azienda e che l'accettazione degli strumenti di integrazione nel reddito sarebbe stata solo un passaggio disagevole, ma necessario. Ora si scopre che in realtà egli ha solo ridotto le attività della società, tagliando notevolmente il reddito dei dipendenti, i quali hanno perso almeno il 30% del loro salario. Il tutto con aggravio dei costi per il comune, che ha dovuto sostenere un peso economico maggiore, avendo contemporaneamente sia il carico dei dipendenti, anche se a reddito ridotto, che il costo integrale dei servizi esternalizzati, per esempio la lettura dei contatori idrici, la manutenzione del verde, quella stradale e delle perdite idriche. Un'azienda quindi abbandonata, incapace di produrre servizi ma con costi improduttivi rilevanti che si aggiungono a quelli necessari per il ricorso all'esterno di prestazioni che avrebbero potuto erogare i dipendenti. Amara la conclusione dei lavoratori. Non avevamo dubbi sull'inaffidabilità istituzionale del primo cittadino, il cui governo sarà ricordato come quello che ha affamato tantissime famiglie e come responsabile del collasso economico e del malessere sociale. Il gioco delle carte, affermano richiamando un'autentica specialità del sindaco Abate, non porta a nulla. Quindi la richiesta che il piano sia ritirato e che sia avviato un confronto per la ricerca delle soluzioni migliori per la città. Il 2018 per il mondo del lavoro è stato annus horribilis. Senza mezzi termini, le organizzazioni sindacali, più precarietà, meno occupazione stabile, più disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile. Il tutto mentre la legge di stabilità intacca anche gli assegni dei pensionati medi, attraverso il blocco della rivalutazione. E non è solo tempo di dibattito e di denuncia pubblica. Chiesto un incontro al prefetto per le refluenze di ordine pubblico nel territorio della provincia di Ragusa, a fronte di un crescente disagio sociale. Ma il 2018 purtroppo non è andato come speravamo e come i lavoratori e i pensionati si auguravano. È stato un 2018 in continuità con la grande crisi che ha portato nuove povertà e nuove diseguaglianze in tutto il paese e quindi complessivamente anche nel nostro territorio, a Ragusa.
le infrastrutture non hanno preso la strada giusta, mancano i collegamenti ferroviari, l'aeroporto di Comiso rischia insomma di essere abbandonato a se stesso, un giovane su tre oggi lascia il territorio di Ragusa, un pensionato su tre rischia di non arrivare a fine mese e incrementare le fasce della nuova povertà, un lavoratore su tre ha perso l'occupazione e rischia di non trovarla, un quadro desolante che ha bisogno di una puntura di ossigeno forte, importante da parte del gruppo dirigente, da parte dei deputati, da parte del governo regionale e nazionale, attraverso una maggiore attenzione, nuovi investimenti rispetto a questo sud-est che rischia di implodere e di creare nuove povertà. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, a nord, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. A sud, bel tempo con cieli quasi sereni. In serata, a nord, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. A sud, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, bel tempo con cieli quasi sereni. A sud, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo, con cieli quasi sereni. A sud, bel tempo, con cieli sereni.
Monterosso Almo, con il dedalo di viuzze del suo quartiere antico, il quartiere della Matrice, ripropone la magia del presepe vivente. Quello rappresentato ieri ha aperto la 34esima edizione. Uno scenario incantevole e naturale di luci, atmosfere, con risultati eccellenti anche dal punto di vista della riproposizione animata dei momenti di vita, i quali nella realtà storica riconduce all'evento della natività, con tutte le sfumature sociali, quindi momenti di vita di una comunità tranquilla e operosa. Mestieri ormai scomparsi ritornano con una freschezza che, almeno nel registro dei sentimenti e della memoria, sa quasi di intramontabile attualità. I curdari, u ferraru, u cerneture, a lavannaru, u scarparu e tante altre figure ritornano protagonisti e si ripropongono alle nuove generazioni. Appena entrati nel percorso, si è subito coinvolti dall'atmosfera natalizia. Inizia il viaggio etno-antropologico nel passato che ci appartiene. Ecco la taverna dove, riscaldati dal vino, al suono di mandolino e della fisarmonica, si canta allegramente. La bottega dello scalpellino che con sapienza artigiana plasma la dura pietra. Non si può non ascoltare le comari, con il loro vastissimo repertorio di modi di dire e di pettegolezzi aggiornati all'ultimo minuto. Si resta incantati davanti alla scena della famiglia, quadretto della vita domestica che fu, e davanti alle massaie che impastano il pane. Quella di ieri è stata la prima della 34esima edizione. Appuntamento anche lunedì 30 dicembre e poi nel nuovo anno il 1 gennaio, il 5 e la domenica dell'Epifania che chiuderà le festività. Assoassi l'opinione.